Ciao a tutti amici, buongiorno e benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere ora questo video di questo pane in cassetta e ho fatto anche una pagnottina da mangiare subito con la Sigale. Ho usato una Sigale che avevo, stava in scadenza, quindi mi dispiaceva buttarla, anche ne ho, anzi ne ho anche un'altra po', poi ci farò dei segalini. E ho voluto provare in cassetta, è ottimo per fare colazione con burro, marmellata la mattina, ma anche da mangiare così. Sapete che la Sigale contiene meno glutine, poi Sigale integrale, quindi fa molto bene all'organismo. Bene, seguitemi in questo video. Allora, come dicevo prima, ho questa farina di segale, è dell'Alto Adige, l'ho comprata quando sono andata su, è scadenza, però non importa perché l'ho tenuta sempre all'asciutto, si è mantenuta bene, anche se è una farina naturalmente senza conservanti. Quindi prima me la peso, perché andrò comunque per sicurezza a passarla con il setino. Adesso vediamo 350, ma no, penso che ne metterò 400, adesso giusto bene il peso. 400 più 100 li metterò di farina zero. Ok, quindi con il setino mi metto dentro questo contenitore e la passo. Intanto volevo dirvi, amici, volevo consigliarvi di seguire anche per far crescere questi canali amici. Il canale di Mirko, che ha una pagina di cucina, Cucina Passione e Fantasia, ce la cercate, lui ha sia la pagina, il blog che il canale YouTube. Vedete, sono rimasti dei granellini, l'ho tolti. E poi un altro canale di un altro amico. Intanto mi miscelo le farine, così, e ci metto i licoli. Ci verso sopra il mio licoli rinfrescato e portato al punto giusto. L'altro canale è di Alessandro. Alessandro, che è un negozio che si chiama appunto La Bottega del Gusto, quindi trovate anche il suo canale su YouTube. Qui avete visto, ho messo tutti gli aromi, quindi finocchio, la trigonella e l'anice. Continuo a mettere acqua, ne ho messa un pochino già all'inizio e giro, continuo a girare con il cucchiaio, così semplicemente con il cucchiaio. Quindi cerchiamo di usare il cucchiaio più a lungo che sia possibile perché altrimenti si appiccicherebbe troppo le mani. L'acqua l'ho messa piano piano, l'ho messa all'inizio, l'ho messa dopo quando ho versato i licoli con le spezie. Oh, la trigonella mi chiedete spesso dove, naturalmente io questa l'ho comprata in Alto Adige, sapete che sono un'assidua frequentatrice. Intanto metto anche un cucchiaio di olio, però la trovate, la trigonella è praticamente il fieno greco, è chiamata anche il fieno greco, sono erbe che danno quel sapore particolare al pane. E potete trovarla in erboristeria, cercatela in erboristeria. L'anice e i semi di finocchio, se è facile trovarli, per quelli non ci sono problemi. Ancora metto l'acqua che è rimasta, alla fine l'ho messa tutta. Tutte le dosi le trovate all'inizio in descrizione. Continuo, vedete, con il cucchiaio, però adesso dovrei fare un pochino, provare a fare con le mani, quindi le bagno con l'acqua così e provo ad impastare un pochino con le mani, ecco, così porto tipo pieghe i lembi al centro, così mi bagno spesso le mani se non riesco.
È molto appiccicosa perché poi, tra l'altro, ha pochissime proteine la segale. Questa ce ne ha 9, poco glutine e poche proteine. In Alto Adige mangiano soltanto il pane scuro, questo pane, anche più scuro di questo che farò io. Ok, adesso cambio il contenitore. Metto questo pulito dove ho messo un po' d'olio, l'ho oliato. E ci verso dentro l'impasto così, quindi poi lo lascerò lievitare, spero che cresca almeno un pochino, visto che ho messo anche la dose un pochino più alta del solito di Licoli, qui 70 grammi bastavano, io ne ho messi un pochino di più. Ecco qua, adesso lo copro e lo lascio 4-5 ore a temperatura ambiente. Bene, eccolo qua, vedete, qualche alveolo si è formato, ecco perché ho messo anche questa trasparente, perché anche se non cresce in altezza, quantomeno posso controllare gli alveoli. Allora, butto un po' di farina, scusate, qui ho un avanzo di farina un pochino sotto e ci verso l'impasto, sì, devo bagnarmi le mani perché sennò mi si appiccica tutto, adesso faccio con un tarocco. E cercherò di fare almeno un giro di pieghe. Vediamo, magari formo subito. Eh sì, perché qui è inutile fare le pieghe, veramente inutile. Allargo un po'. Un po' di farina ci vuole, mettete direttamente la segale così se la tira nella sua farina. Prova a piegare, ma come vedete appiccica, appiccica perché il glutine ce n'è pochissimo, meno male che ho messo quelli di 100 grammi di zero. Infatti questa la segale non va lavorata, ma messa un pochino a lievitare. E specialmente poi un lievito madre, magari se avessi messo il lievito di birra. Nel canale trovate una ricetta con il lievito di birra, trovate proprio la ricetta originale che mi aveva dato un'amica di Bolzano, Caterina. Però io qui insisto con il lievito madre, naturalmente. Allora, ce ne levo un pezzetto dove farò una semplice pagnottina, così la posso aprire subito. E quest'altro lo metto nel bauletto, in cassetta, dentro un bauletto dove di solito ci faccio i dolci. Come avete visto, l'ho soltanto arrotolato, quindi le pieghe sono quelle. Metto un po' di segale. Ok, è molto morbido. Adesso la pagnottina, semplicemente me la metto dentro questo cestino che è piccolo, ma è anche piccola la pagnottina. L'ho tolto soltanto perché ho visto l'impasto. Dentro il contenitore ne bastavano 400 grammi di farina, non 500. Fodero lo stampo perché ho paura che si attacchi. Ci metto la carta forno così. E ci metto dentro l'impasto. Io adesso sto mettendo anche un po' di integrale. Ho tanti avanzi di farina, qui devo finire le buste. Però mettete tranquillamente la segale, anzi ci va proprio quella. Allora, questo adesso lo copro con un telo, sia questo che la pagnottina, e aspetto che si gonfi, sicuramente non raddoppierà, però insomma ci proviamo, Lo lasciamo qua, almeno 4 ore lasciamolo. Ok, a dopo. Allora, ragazzi, mi dovete scusare perché non ho fatto la foto quando era prima di infornare. Beh, mi succede, qualche volta mi succede, sapete che faccio tutto da sola, quindi mi è scappata la sequenza della lievitazione, però si era gonfiato, ecco, vedete qui l'ho appena infornato, adesso vi metto i tempi della cottura. La pagnottina era talmente piccola che l'ho tirata fuori prima. E ho lasciato il bauletto, chiamiamolo così,
dentro il forno a finire di cuocere. Per quello ci è voluto più tempo. Avevo fatto anche qui dei tagli trasversali, ma era talmente morbido che non è che mi sono riusciti tanto bene, ma va bene anche senza taglio. Lo faccio raffreddare un attimino e lo taglio ed eccolo qua. Anzi, direi che è venuto anche abbastanza bene, guardate. Ci sono anche alveoli piccolini, ma il pane di segale è così, eh. Non troverete quegli alveoli grandi. Assolutamente, nemmeno se lo comprate. E comunque c'è un profumino incantevole, veramente buono, che stuzzica proprio l'appetito. Naturalmente questo anche con lo speck, non solo con burro e marmellata. Con lo speck, salamini tirolesi, è ottimo. Bene amici, vi ringrazio della visione, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanella per le notifiche. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!